Ciao a tutti, sono Martina Dei Cas, di professione scrittrice in erba, ed oggi sono qui perché da due brevi esperienze di avvicinamento alla cooperazione internazionale a Huaslala, Nicaragua, Centro America, e grazie a questo piccolo quadernetto rosso è nato il mio romanzo Il quaderno del destino. Mi presento, sono Luca Sartori e mi occupo di filmmaking e videoproduzione. Ho avuto il piacere di conoscere Martina durante una presentazione del suo straordinario romanzo, Il quaderno del destino, e devo dire che ne sono rimasto colpito e affascinato. Il quaderno del destino racconta di Joaquin e Talia, due bambini di strada che vivono di espedienti, fin tanto che una signora coraggiosa, Doña Brenda, decide di prenderli con sé e di permettergli di avere un futuro diverso rispetto a quello che la periferia sembra aver previsto per loro. Perché? Perché senza istruzione davvero non c'è futuro, né in Italia né in Nicaragua. È una storia forte, ricca di sentimento, che mi ha accompagnato fin dalle prime righe in un mondo che non conoscevo, quello del Nicaragua, facendomi conoscere un mondo e una realtà per me nuove. Ma non solo, a conquistarmi è stato anche il progetto Un libro per una biblioteca, che consiste nella fornitura di materiale didattico per le scuole e le biblioteche di Huaslala, e il costante impegno di Martina nella promozione del valore della cultura e dell'educazione scolastica. È così che ho pensato, perché non parlare di questi temi con un linguaggio cinematografico? Perché non trasformare in suoni e colori i testi di Martina? Ed è così che è nata l'idea di fare un cortometraggio, non un reportage, non un documentario, ma un cortometraggio, cioè un breve film che sappia raccontare in poco tempo e con un linguaggio visivo forte e diretto il contesto nicaraguense e che possa promuovere non solo il quaderno del destino, ma anche il progetto Un libro per una biblioteca. Per questo, caro lettore o cara lettrice, ti chiediamo oggi di diventare anche uno spettatore o una spettatrice attiva e di sostenere così l'istruzione rurale in Nicaragua attraverso il progetto Un libro per una biblioteca, che è volto a fornire materiali didattici, sussidiari, lavagne e giochi interattivi ai bambini e ragazzi di Huaslala, in Nicaragua, affinché possano continuare a studiare e a lottare per realizzare i loro sogni. Naturalmente produrre un cortometraggio significa andare incontro ad una importante serie di spese di produzione, tra cui il viaggio e i noleggi cinematografici, ed è per questo che ci rivolgiamo a voi. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere il budget di 5.000 euro. È una sfida difficile, impegnativa, ma non impossibile. Poi per tutti coloro che vorranno sostenerci con una donazione abbiamo pensato ad alcuni premi, tra cui le cartoline dal Nicaragua, le grafiche personalizzate su un segnalibro, il quaderno del destino e il DVD del corto in anteprima. Noi non vediamo l'ora di entrare nel vivo di questo progetto e di mostrarvi quanto prima il risultato. L'avventura è appena cominciata. Grazie a tutti di cuore. Grazie, grazie per tutto l'aiuto che vorrai darci. Grazie per dimostrarci così di essere una piccola, brillante goccia di cambiamento. Hasta prontito!